Ciao amici di Your Tuning, sono qua con due ragazzi di un club che adesso andremo a scoprire. Allora, voi siete ragazzi, i vostri nomi? Allora, siamo di Salerno. Il nostro club si chiama Illusion Tuning Club. È un club che è nato un anno fa da un gruppo di amici. Abbiamo avuto sempre questa passione e quindi abbiamo pensato di fare questo club. Questo è il primo anno che partecipiamo con le nostre auto qui ed è stata una cosa veramente bella. È la prima volta che siete qua a Rimini? Sì, sì. L'anno scorso siamo stati qui, però non abbiamo partecipato, mentre quest'anno sì. Ok, e invece tu come ti chiami? Io sono Danilo e sono il presidente. Ah, sì, sì, sì. Abbiamo l'onore qua di avere anche il presidente. Grazie, grazie. E come ha detto il mio vicepresidente Bruno, niente, insomma, è nato proprio così. È il primo anno che portiamo le auto. La mia auto è la sposa, perché è tutta bianca. E invece lui è il fuggitivo, è il soprannome, è una Mazda... diciamo che è il marito che scappa. È vero. Una Mazda 3, siamo tutta nera. A noi ci piace molto l'eleganza. Allora... Quest'anno è la prima volta che siamo venuti qui. Quindi diciamo che quello che caratterizza le vostre macchine è l'eleganza. Sì, 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 sì. Ok. Sì, è tutto. Vabbè, monitor, tutto particolare. Insomma, dopo... Il tappo da benzina, insomma, quest'anno si può dire, anzi può dire, la prima auto che c'è il monitor nel tappo da benzina di 3 pollici. Dopo andrò sicuramente a curiosare e magari vi racconto. Nel frattempo vorrei sapere un po' com'è nato e quando è nato questo club. È nato il 31/08/2010. Quindi era fine estate, eravate tutti rilassati, bar, sole. Sì, è nato, insomma, è nato con una grande famiglia, diciamo, e così è andato tutto. Eravate già amici tutti quanti? Sì, tutti già stavamo, insomma, nel mondo del tuning, sì. E niente, dopo ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto va bene, allora siamo pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sì. Perfetto. Allora, ma se uno dei vostri amici che ci segue volesse iscriversi, cosa deve fare? Dove può trovare? Allora, e perché dovrebbe iscriversi? Ok, noi ci troviamo a Ponte Cagnano Faiano, sarebbe provincia di Salerno, ogni lunedì sera alle 9. Per iscriversi, insomma, ci vuole 40 euro e noi diamo maglietta, tutti i tipi di gadget, adesivo e tutto, una volta all'anno. Il rinnovo invece è 30 euro e niente, poi... Vorrei sottolineare che hanno persino le magliette, le felpe, dell'Illusion, Tuning, con il nome... Il nostro logo è particolare perché dato che io ho i cecchi, non perché li voglio sponsorizzare, ma i Lexani. Allora, come logo abbiamo scelto come logo un questo qua. Ho capito, avete anche il logo, cioè voglio dire, sono organizzatissimi. Sì. L'ultimo raduno che avete... L'anno scorso abbiamo fatto un raduno perché noi ci interessiamo pure, insomma, di beneficenza. L'anno scorso abbiamo fatto un raduno di beneficenza a Fisciano. Insieme ad altri amici abbiamo organizzato questo raduno. Un raduno è stato fatto tutto a scopo di beneficenza. Wow. E quindi tutto il ricavato che è stato fatto di... questo raduno è stato dato tutto in beneficenza. Complimenti, sì, complimenti. Grazie. E il prossimo raduno? Forse lo facciamo o a giugno o a luglio. Precisamente non c'è ancora una data perché poi da noi fanno subito, insomma, subito mettono date. Domenica, quindi per trovare una data libera ci vuole un po'. Però penso che quest'anno lo organizziamo una volta per fare beneficenza. E come sono i vostri raduni in una parola? Diciamo, per adesso sono ancora un po' vuoti, perché purtroppo in campagna ne sono molti. La domenica sono molti raduni, quindi se riusciamo ad organizzarci a fare un solo raduno unico, riusciremo ad arrivare a molte macchine. Ecco, mi raccomando, fate sì che i loro raduni la prossima volta siano frizzanti e che mi rispondano frizzanti. Il problema, insomma, anche questo è, purtroppo in campagna ci sono parecchi posti di blocchi, polizia stradale che
non perché per qualche cosa, ma è la verità, non ci fa camminare. Sì, è vero, può capitare che c'è qualcuno che fa lo sciocco, però insomma, comunque è difficile camminare, insomma, la domenica andare a un raduno. E questo è difficilissimo, ecco. Veramente, perché ci sono persone che hanno, insomma, la macchina ferma. Io per esempio ho tenuto ferma 6 mesi per un sequestro che era banalissimo. Perciò allora è grave un po', è grave questa situazione. Si deve un po' riprendere questa situazione. Ecco, infatti io volevo domandarti una cosa, ecco. Cosa ne pensi del fatto che il tuning sia ancora visto come una criminalità? Sì, quando... io a volte san dico, no? Ma pensano loro il tuning è come fosse una cosa sreale. Però insomma, è niente, perché noi spendiamo un sacco di soldi, ma un sacco veramente, per farla ottima, per andare avanti. Per nostra passione, come uno ha altre passioni a giocare o qualcosa, invece noi abbiamo questa passione qui, però a volte ce la distruggono, perché comunque un verbale il minimo è 500-600 euro e la macchina deve stare pure 6 mesi. Per esempio io già ho 2 sequestri, no? Il terzo a me me la schiacciano, sarebbe che comunque me la tolgono, e io non posso andare con questo pensiero che io non posso uscire la domenica. È brutto così. È brutto che limitino la vostra arte in un certo senso. Ci sono pure amici che purtroppo hanno le macchine belle, però purtroppo sono chiusi in garage. Perciò questo è che si sta un po' riducendo. Come ho parlato pure prima, questo problema qui ce l'hanno pure fuori zona. Sarebbe Milano, non lo so, Roma. Ci sono gravi problemi così. Perché purtroppo è vero, c'è qualcuno che corre, fa, è vero, però lui è solo di eleganza, perché comunque sta a 10 centimetri da terra la macchina, non è che uno si mette a fare casino. Ancora oggi per esempio, però in Germania questo problema qui non ce l'hanno proprio, è importante che sia tutto omologato, invece qui ancora non è arrivato il punto preciso per omologare. Certo, cos'è per te in una parola il tuning? Per me il tuning... abbiamo anche la sigla adesso in diretta. Ecco qua, no, è qualcuno di Rimini che purtroppo, scusatemi. No. Vero che lo perdoniamo. E niente, il tuning per me è vita. Io ogni giorno che mi alzo, pure quando vado a lavorare, penso sempre al tuning, per me è tutto il tuning. Sai che è la prima volta che qualcuno mi risponde vita, cioè... Sì, io senza tuning non posso vivere, come qualcuno mi dice senza sigarette non può vivere, io dico no, in me il tuning è la base principale per vivere, questo è vero, al di fuori l'amore, ma l'amore è una cosa e il tuning è vita, basta. Certo, wow. E per te invece una parola? La stessa cosa per me, è uguale. Per me se la domenica non ci sono i raduni è una domenica veramente molto triste. Senza senso. Sì, perché sinceramente uscire la domenica e andare a divertirsi con degli amici, perché appunto questo noi andiamo a fare la domenica, a divertirci e non a correre per le strade e a fare casino, andiamo là per divertirci. Quindi una domenica senza tuning è una domenica vuota proprio. Wow. E con queste parole io vi saluto tra poco, ma prima un piccolo gadget, un cerchio piccolo addirittura. Abbiamo anche il regalo e una spilla. Prego, bellissima. A voi e lo staff. Grazie mille, veramente. Cioè io direi che questo club è organizzatissimo, ci sono delle spille meravigliose tra l'altro con il vostro logo. Veramente io mi sono già innamorata del vostro club e spero di rivedervi presto. Grazie. Se volete salutare qualcuno, approfittatene. Sì, salutiamo tutti gli amici di Salerno. È che qualcosa cambia in questo mondo del tuning. Sì. Anche perché voi non sapete, ma qua fuori ci sono tutti i loro amici che stanno facendo il tifo per loro, che stanno fotografando, cioè è veramente un gruppo affiatatissimo. Boh, io vi saluto, noi continuiamo a bagare per il My Special Car e ciao ragazzi. Ciao.